Grazie per essere qui, avete accettato l'invito che vi abbiamo fatto per questa conferenza stampa. Io ecco, vi ho convocati proprio qui nel mio ufficio per confermare coerentemente l'impegno che io ho preso pubblicamente nel Consiglio Comunale del 1 giugno del 2017. Il primo consiglio che si svolse dopo l'annullamento della misura degli arresti domiciliari da parte del Tribunale del Riesame. Un impegno che, oltre che lì, io ho ribadito ulteriormente più volte nella massima assise consiliare durante le diverse fasi e le discussioni che ci hanno interessato come consiglio riguardo al percorso molto accidentato e problematico del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che il Consiglio stesso aveva votato nel dicembre del 2016. Lo stesso impegno io l'ho ribadito anche negli organismi dirigenti del mio partito, che ringrazio profondamente per avermi confermato la stima e il sostegno politico, votando unanimemente dei documenti politici, al di là di singoli esponenti che, invece di partecipare e confrontarsi negli organismi dirigenti di un partito che si sono anche candidati a guidare, scelgono le colonne della stampa per esprimere le loro valutazioni, il loro pensiero. Per inciso vi dico anche che sono rimasto un po' sorpreso e sconcertato dal modo in cui anche Giorgio Finocchio, che è una persona che io stimo moltissimo, ex Presidente del Consiglio, ha scelto per comunicare irritualmente la sua rinuncia al subentro. La forma, nel caso delle istituzioni, vale, è sostanza e va sempre tenuta presente. Io non voglio qui entrare riguardo alle questioni anche che lui, nel suo articolo, diciamo, ha citato rispetto alle questioni del Comune. Ci sarà modo anche di confrontarsi. Voglio solo ricordare a lui e a tutti che fu proprio lui, da segretario comunale del Partito Democratico, nel 2009, dopo la rinuncia di Enrico Micheli per motivi di salute alla candidatura a sindaco di Terni, a chiedermi di mettere a disposizione la mia persona per candidarmi per il centro-sinistra come sindaco, in una competizione che, fra l'altro, io lo ricordo, dai sondaggi vedeva indietro qualsiasi candidato del centro-sinistra, tranne appunto Enrico Micheli, rispetto alla candidatura di una personalità molto autorevole e conosciuta, qual era quella di Antonio Baldassarre. Sottoscritto, sapete, non era disoccupato né nella vita privata, perché svolge una professione alla quale è attaccato un po' visceralmente, né tantomeno nella vita pubblica, dato che avevo iniziato da neanche un anno la legislatura che mi doveva ricoprire la funzione di senatore dell'opposizione in quel caso, e quindi insomma avevo, come dire, già da fare, ma io accettai e si arrivò anche a vincere e a garantire il governo del centro-sinistra ribaltando quelli che erano i pronostici. Ma insomma, questo inciso l'ho voluto fare perché penso che la memoria delle cose sia comunque testimonianza di verità per ognuno di noi. Torno all'inizio. In quel consiglio del 1 giugno io avevo dichiarato che avrei mantenuto l'incarico di sindaco fino alla conclusione dell'iter del percorso del piano finanziario di riequilibrio pluriennale
per poi rimettere il mandato da sindaco al Consiglio Comunale, così come prevede il testo unico degli enti locali all'articolo 53. E avevo anche detto che accompagnare quel piano lungo il suo percorso giuridico e amministrativo non ci avrebbe distolto dal governare comunque la città, cercando di portare avanti i numerosi progetti messi in campo e che in parte si sono già concretizzati o che si stanno concretizzando in questi mesi. Ne cito solo alcuni proprio perché recenti che ritengo significativi: il completamento dei varchi elettronici che regolano l'accesso alla ZTL, un progetto partito diversi anni fa che abbiamo portato faticosamente a termine, regolando così la circolazione, punendo i furbetti senza alcuna sollevazione popolare, come forse qualcuno aveva preconizzato. La risistemazione e la riapertura di Palazzo Gelasi a Colle Scipoli, che dà una veste e una sede prestigiosa alla Università Telematica Pegaso, accrescendo e integrando l'offerta formativa superiore nella nostra città e anche ridà ulteriore vita a quel borgo bellissimo. L'apertura al completo utilizzo del parco sensoriale nella zona di Le Grazie, Cesure, che dona un ulteriore polmone verde attrezzato alla città, accresce l'area a parco di quella zona che sappiamo avere importanti problemi ambientali dovuti anche al gioco delle correnti. Infine, l'apertura, anche quella avvenuta proprio ieri, lunedì, della passerella ciclopedonale che collega la stazione ferroviaria con via Ettore Proietti Divi, un'opera di grande valenza architettonica e ingegneristica che crea una nuova porta della città, ridisegna una parte rilevante della mobilità urbana, riqualifica l'area della stazione che sarà interessata anche dal progetto di rigenerazione delle periferie urbane messe in campo dal governo nazionale. Inoltre, l'avvio operativo con, credo, benefici tangibili grazie alle risorse messe a disposizione attraverso i canoni idrici, del lavoro di cura, decoro e manutenzione della città, che era uno degli obiettivi prioritari che ci eravamo dati a causa dei ritardi che su questo avevamo e che erano naturalmente molto visibili. Molte cose importanti inoltre sono in corso di attivazione concreta: la posa della banda larga che partirà dal mese di febbraio dalla zona industriale della città e che sarà facilitata nei suoi tempi e nelle dinamiche operative dal possesso dei cavidotti messi a disposizione dalla nostra società di servizi pubblici ASM, la firma presso il Ministero dello Sviluppo Economico del piano di riconversione e riqualificazione industriale inerente all'area di crisi industriale complessa, che ugualmente dovrebbe avvenire entro il prossimo mese, così come l'avvio operativo della fase progettuale esecutiva delle opere contenute nel piano periferie, nella cui graduatoria, lo voglio ricordare doverosamente, Terni si è classificata al 33° posto nazionale rispetto a Perugia, che si è collocata all'84°. Questo piano porterà risorse per oltre 10 milioni di euro e determinerà la riqualificazione piena di una parte rilevante della città. Quindi non credo si possa dire che siamo stati immobili, abbiamo continuato a lavorare dentro un quadro di difficoltà e complessità per il bene della città, come abbiamo fatto sempre in questi anni. Ma ora, dicevo, la questione che ci interessa e vi interessa e che interessa i cittadini è quella di un percorso intrapreso e, dico io, anche dovuto per trasparenza ed onestà, ovvero quello
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che ha visto dapprima il parere negativo della Corte dei Conti regionale e poi il rigetto del nostro ricorso da parte delle sezioni riunite della Corte dei Conti nazionale. Io cercherò di non entrare naturalmente nel merito del piano, che abbiamo spiegato più volte, è un piano complesso, insomma, è articolato, ma su quello, quando faremo il consiglio sulla dichiarazione di dissesto, naturalmente ripercorrerò non solo il percorso ma anche il merito delle questioni. Adesso mi limito un po' su quello a rimarcare alcuni elementi generali. Intanto le condizioni di difficoltà forte della finanza comunale, che stanno imponendo a sempre più amministrazioni il ricorso a questo strumento regolato dalla norma del 243 bis del TUEL e inserito dal governo con una legge del 2012. Una delle più recenti città, sapete, è stato Torino, che lo ha scelto di adottarlo in questo autunno, e come sapete anche Perugia, mi auguro che non ci arrivi, ma insomma anche lì, malgrado già nel 2007 ci fu un'operazione di riequilibrio forte fatto dall'amministrazione allora retta dal sindaco Locchi per diversi milioni di euro, ora ecco anche il nostro capoluogo di regione ha una situazione anche lì complessa e problematica. Il Parlamento, a testimonianza di questo che dico, sta rivedendo continuamente la normativa per renderla più praticabile in maniera da poterla gestire al meglio. Per quello che abbiamo potuto vedere da una rilevazione sommaria, l'entità del nostro debito, voi sapete che l'ultima cifra che abbiamo scritto nella aggiornamento del piano è di 14 milioni e 600 mila euro, quindi meno di quello che avevamo scritto nella prima versione, che determina il dissesto, è in proporzione al bilancio il più piccolo fra tutti i comuni dissestati, che in grande percentuale superano il 100% del proprio bilancio. Anche rispetto alla grandissima parte di quei comuni il cui piano è stato ritenuto veritiero e realizzabile, il nostro è una quota di debito assolutamente più bassa. Nell'ultima legge di stabilità, proprio per dare delle indicazioni, il governo ha diviso in quattro fasce, per dare la tempistica realizzazione del piano, in quattro fasce i comuni. Noi siamo nella prima fascia, cioè di quelli che hanno una quota di debito inferiore al 20% del titolo primo del bilancio e che si propone nella legge che possano rientrare in quattro anni, che è quello che poi noi avevamo messo nel piano. Quindi ci sembra da questo punto di vista una certa coerenza e un certo equilibrio. Voglio ulteriormente ribadire inoltre che l'adozione del piano di riequilibrio come strumento per risanare finanziariamente l'ente e ridefinire il perimetro della spesa pubblica del comune per renderla compatibile con le entrate effettive e coerente con il contesto economico e finanziario del paese è stato un atto di responsabilità e chiarezza verso i cittadini, fatto nell'interesse loro, proprio per evitare il quadro che oggi dobbiamo affrontare invece con la dichiarazione di dissesto. Per ultimo, le difficoltà finanziarie attuali sono figlie di un percorso amministrativo che si è sedimentato a partire dagli anni 90 e che è entrato in crisi irreversibile con l'attuazione delle nuove regole del cosiddetto bilancio armonizzato, e quindi è spettato a me, proprio perché quelle norme sono entrate in vigore nel 2015,
alla mia giunta, alla mia maggioranza, farsene carico, e noi l'abbiamo fatto responsabilmente. Questa decisione della Corte dei Conti nazionale comunque di fatto chiude in maniera purtroppo negativa quel percorso che noi avevamo intrapreso. Quindi, coerentemente con quello che io avevo allora detto pubblicamente e ripetuto più volte, vi informo che, avendo ricevuto oggi la notifica del dispositivo della deliberazione delle sezioni riunite della Corte dei Conti che rigetta il ricorso del Comune di Terni, ho trasmesso poco fa alla Presidente del Consiglio la lettera con la quale comunicavo, coerentemente con quanto ho sempre detto, le mie dimissioni da sindaco secondo quanto previsto appunto dall'articolo 53 del testo unico. E già alla fine della scorsa settimana, proprio in attesa di questa notifica, avevo già chiesto al Presidente del Consiglio comunque di inserire nel Consiglio nella quale si andrà a discutere e deliberare il dissesto anche le comunicazioni del sindaco inerente appunto le sue dimissioni. Naturalmente quello che voi potreste chiedermi, perché oggi, non ieri, l'altro ieri o altro, beh, intanto c'è un motivo fondamentale, poi un motivo, chiamiamolo così, di natura politica. Quello fondamentale è che la pubblica amministrazione, come voi tutti sapete, si muove per atti. Della decisione della Corte noi avevamo avuto notizia verbale attraverso le comunicazioni che ci avevano dati gli avvocati difensori che avevamo, a cui avevamo dato incarico di proporre il ricorso, senza che ci fosse pervenuto materialmente alcun atto formalizzato. Questo invece oggi è avvenuto, e quindi, dicevo, in maniera coerente e concorde con quello che è il meccanismo con cui appunto si esercitano queste funzioni, io ho formalizzato le dimissioni così come mi ero impegnato a fare. In secondo luogo, non è elemento, come dire, sostanziale questo, ma è un elemento appunto di geopolitico, vorrei ricordare che il Consiglio Comunale, che è quella che è la casa della città, non è uno stadio dove ci sono i tifosi che si azzuffano, si urlano insulti, si applaude secondo chi parla, si alzano cartelli, soprattutto si protendono mani nel saluto fascista, che io spero che, come faccio io, anche altri condannino fermamente. Sono cose che appunto io non accetto e che penso che anche tutti quelli che tendono a una corretta dialettica e esercizio della democrazia debbano tenere a cuore. Non mi faccio dettare quello che devo fare, né da chi fa la chiamata alle armi alla gente per cacciare qualcuno che è stato democraticamente eletto a questo ruolo o che infuoca la piazza, né da chi ha fatto della violenza verbale la propria cifra politica. Di fronte all'agitarsi urlato e violento è necessario mettersi, io credo, su un altro piano, ovvero quello appunto del silenzio. Ciò che io ho fatto, che non è affatto rimessività, ma è rispetto dei luoghi e delle istituzioni che noi frequentiamo, a cui siamo stati chiamati a rappresentare, soprattutto quando si trova di fronte a chi esercita la sua funzione in modo sguaiato e facinoroso. Sono una persona che nella propria vita pubblica ha sempre tenuto a preservare dignità e legittimità delle istituzioni e delle regole, anche quando queste potevano confliggere con i propri interessi
politici e ritengo che anche in questo caso io abbia agito in maniera corretta e coerente. Le mie dimissioni sono un atto di coerenza, quindi morale e politica, che mette ognuno, naturalmente a partire in primo luogo da me, nella condizione di assumersi responsabilità nei confronti della città. In questi giorni convulsi ho anche un po' letto, logicamente un nostro dovere, articoli e titoli tendenti anche a raccogliere imprecisioni e aggressività che non piacciono e non giovano a confronto democratico della nostra comunità. Rispetto alle imprecisioni voglio chiarire, ma penso che questo lo abbiate assunto, che il Consiglio Comunale per la dichiarazione di dissesto non poteva essere convocato prima che fosse pervenuta a ogni singolo consigliere la notifica emessa dalla Corte dei Conti e veicolata dalla Prefettura locale. Per quello che riguarda inoltre la mia nomina di commissario ad acta per poter deliberare in merito alle delibere da assumere per consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, non c'è nulla di tutto questo. La giunta è stata ricostituita, delibereremo domani su questa tematica, anche se sarà una delibera incompleta in quanto da Perugia non è ancora pervenuta la lista dei partiti che sono ammessi alla competizione elettorale, quindi sarà necessario fare un ulteriore aggiustamento appena avremo questo documento. Un'altra cosa, permettetemi insomma anche qui un po' di polemica, che faccio sempre in maniera credo garbata e civile, sul fatto che il sindaco sarebbe incollato alla poltrona. In primo luogo voglio ricordare che appunto se il sindaco sta su questa poltrona, che tra l'altro in simil pelle è abbastanza malmessa, è perché lo hanno deciso democraticamente i cittadini ternani eleggendolo una prima volta nel 2009 e rieleggendolo nel 2014, quando era già molto conosciuto nella sua opera amministrativa. Poi credo vi posso assicurare che nessun sindaco, nessuno ve lo garantisco, è aggrappato al proprio posto. Quella che viviamo tutti quanti è una stagione drammatica per i sindaci, che devono caricarsi di responsabilità molto più forti del passato, con risorse umane e finanziarie molto minori e problematiche amministrative e procedurali molto più complesse, tanto che nell'ultimo Consiglio Nazionale di ANCI, che si è tenuto 15 giorni fa, ci è stato detto, a partire dal Presidente di ANCI stesso, Enzo Bianco, sindaco di Catania, che ormai circa un quinto dei sindaci in carica sono oggi alle prese con procedimenti penali che vanno dall'ormai diffusissimo abuso d'ufficio, Enzo Bianco ha questo tipo di procedimento a carico, a cose molto più gravi, quali l'omicidio colposo, che riguarda, sapete, alcuni sindaci per vicende che hanno interessato le loro città e che francamente insomma mi sembrano assolutamente sproporzionate rispetto appunto ai poteri e alle responsabilità che quei sindaci hanno, senza dire delle tante iniziative della magistratura contabile. Questa situazione quindi sta determinando degli effetti che noi non abbiamo mai visto prima. Comuni che non vanno al voto, ben 14 nelle ultime due tornate elettorali perché mancano i candidati a sindaco, sindaci che si dimettono nel corso del mandato, abbiamo avuto qui il sindaco di Parrano, tanto per restare in Umbria, sindaci che non si ripresentano per ottenere il secondo mandato, che era una cosa pressoché automatica prima, o che non vengono confermati anche dopo, sembra
un mandato assolutamente positivo dal punto di vista amministrativo e politico. Ormai molti opinionisti, politici ma anche ex primi cittadini, cito Massimo Cacciari tra quelli più conosciuti, dicono che oggi fare il sindaco è una cosa da pazzi. Per quanto mi riguarda, io mi sono messo a disposizione, come ho detto, del mio partito su richiesta dello stesso e del centrosinistra sia nella prima legislatura che nella seconda, dopo aver dato in questo secondo caso non solo la mia ampia disponibilità ma anche la mia valutazione che sarebbe stato utile e opportuno lavorare per un ricambio generazionale che probabilmente la città avrebbe anche accolto positivamente. L'ho fatto avendo in mente solo l'interesse pubblico, né vantaggi personali, politici o di altro genere. Per quanto riguarda quelli politici, non avevo alcuna presunta carriera da fare, in quanto stavo già in un ruolo prestigioso e comodo, dicevo, quale quello di senatore di opposizione, carica dalla quale mi sono dimesso volontariamente un mese dopo l'elezione, unico a farlo in tutto il Parlamento italiano, prima che arrivasse, perlomeno per i deputati, la legge sulla incompatibilità. E per quanto riguarda i presunti benefici personali, voglio solo far presente, perché questa è una cosa che sembra, mi sento a disagio anche a dirlo, ma insomma mi sembra giusto, perché sennò sembra che qui i sindaci non so che cosa stiano a fare, che oltre alle problematiche naturalmente professionali e familiari che interessano chiunque di noi venga eletto in ruoli apicali, il sottoscritto ha rinunciato a somme rilevanti, 600.000 euro soltanto per i 4 anni di Parlamento che comprendono sia gli emolumenti, anche se io ero uno di quelli che tratteneva solo la parte stipendiale commisurata alla mia professione, tutte le altre risorse io le trasferivo al partito locale e nazionale. Come sapete sono stato per anni il primo contribuente dei DS prima e del PD poi a livello umbro e il secondo contribuente a livello nazionale. Ma oltre questo vi ricordo che dal mese di settembre 2011 il sottoscritto ha scelto volontariamente di non prendere gli emolumenti che sono per legge, diciamo, dovuti al sindaco e che quindi il Comune di Terni in questi anni ha potuto beneficiare di oltre 300.000 euro a disposizione per l'uso più opportuno che ha ritenuto di farlo. Quindi a beneficio dei cittadini. Quindi insomma non c'è nulla di questo, senza contare naturalmente, dicevo, i rischi e i problemi, quindi le vicende giudiziarie che mi hanno interessato e anche provato nel profondo, e insomma ormai il sindaco è il parafulmine di tutto quello che accade, insomma dagli omicidi agli stupri. Quindi il mio, come per altri sindaci, basta pensare ai piccoli comuni, che veramente toccherebbe dare la medaglia d'oro al valor civile ai sindaci dei piccoli comuni, è stato soltanto una passione civile che ci ha fatto mettere a disposizione per il bene della nostra città, delle nostre città. Quindi è un sacrificio assolutamente che si fa soltanto perché si pensa di poter fare qualcosa, ecco, per migliorare il quadro appunto della vita dei nostri cittadini. Quindi per quello che mi riguarda io non posso che terminare qui questa mia, diciamo, lunga esposizione, ma insomma spesso mi dite che sono troppo silenzioso, oggi ho voluto prendermi un tempo più lungo per dirvi più cose dentro quella principale che era questa qui, ecco, delle dimissioni consegnate, e voglio ringraziare tutti i consiglieri di maggioranza che in questi anni hanno con me condiviso un
percorso, dicevo, difficile, una funzione complicata, assumendosi responsabilità politiche e personali, le forze politiche che mi hanno sostenuto. Voglio ringraziare quest'ultimi, diciamo, cose di questi ultimi due giorni, Moreno Rosati e Giuliano Rossi, per la generosità che hanno mostrato, per la, diciamo, sentirsi impegnati come servizio pubblico, dando la loro disponibilità a stare uno in giunta e l'altro in consiglio, sapendo quali erano le tempistiche e le questioni in gioco. Infine ringrazio logicamente tutti voi per essere qui, e perché penso che soprattutto attraverso la vostra comunicazione tutti quanti possano essere protagonisti di una nuova fase di ascolto e di ricerca di ragioni comuni per fare sempre il bene della nostra città. Vi ringrazio, io ho finito questa mia lunga esposizione, quindi ci, insomma, risentiamo quando avremo il Consiglio Comunale, nel quale naturalmente, oltre a parlare del dissesto, farò quello che mi si chiedeva ieri, cioè di fare un esame delle cose, del programma, delle cose fatte, di quelle non fatte, degli errori naturalmente che ci sono stati e dei limiti della nostra azione politica e amministrativa che poi possono aver determinato questo esito che sicuramente noi non pensavamo possibile, proprio perché partivamo da una convinzione che il lavoro già fatto in passato per cercare appunto di rimettere in carreggiata i conti del Comune di Terni avesse portato a un'entità che fosse, diciamo, recuperabile attraverso gli strumenti che la legge ci metteva a disposizione, non una soluzione che crediamo sia sempre peggio, che è quella appunto del dissesto, che colpisce soprattutto naturalmente i cittadini che assolutamente non hanno responsabilità in questo tipo di percorso. Una Genova pleonastica, però la devo fare dal mio punto di vista. Naturalmente lei ha consegnato, quindi sottoscritto, depositato, trasmesso le sue dimissioni formali in data di oggi, suppongo. Sì, oggi. Adesso poco fa. Quindi adesso per legge scattano, dovrebbero scattare o partire da oggi stesso, i famosi 20 giorni disponibili che la Roma deve mettere a disposizione per riflettere o per non riflettere. Quindi quello che ci si chiede o gira in queste ore è questa un po' formula, leggenda o della irrevocabilità o meno dello strumento di missioni in questi frangenti. Esiste, non esiste? La legge, no? Qui voi sempre, diciamo, no? Trascinate verso lidi che non, sapete, io non frequento. Non frequento. Le dimissioni diventano irrevocabili trascorsi i 20 giorni, come dice la legge. Quindi, insomma, noi, come sempre, ci atteniamo alla legge. Cambia poi la data delle elezioni, no? Insomma, certo. Certo. È stato anche politico. Come no? Ma certo, appunto per questo io ho detto che nel momento in cui ho avuto formalmente la notifica della delibera della Corte che chiude quel percorso, io avevo detto che l'avrei fatto e l'ho fatto, quindi insomma non stiamo traccheggiando, stiamo facendo quello che è corretto nel rispetto appunto delle procedure che sono previste dalla norma. La convocazione del Consiglio del dissesto verrà fatta più o meno tra... Allora, adesso noi dovremmo deliberare come giunta, e la delibera, voi sapete,
della Giunta deve essere accompagnata da una relazione, che sarà un allegato alla delibera stessa, del collegio sindacale, nella quale vengono, diciamo, analizzati gli elementi che secondo il collegio, ma lo stesso sarà nella nostra delibera, hanno portato a questa situazione di dissesto finanziario. Quindi queste cose noi le faremo dentro la settimana, perché i nostri uffici finanziari hanno lavorato comunque in questi giorni per produrre, diciamo, la bozza, quindi non appena ci sarà rimessa anche l'allegato, diciamo, il lavoro che farà il collegio sindacale, noi lo voteremo e poi lo trasmetteremo al Presidente del Consiglio, che dovrà convocare, che dovrà convocare quando sarà convocato. Questo io non posso parlare per altri, quindi insomma. Però la Giunta in settimana è plausibile che si riunisca questa settimana? Noi, diciamo, per quello che riguarda noi siamo pronti nel giro di un paio di giorni. Naturalmente non posso, diciamo, parlare per conto anche lì per conto di altri, perché dicevo, la relazione del collegio sindacale deve essere obbligatoriamente allegata alla delibera di Giunta, non possiamo farlo in due atti distinti. E quindi quando ci sarà trasmessa noi saremo in grado di deliberare e poi trasmettere a nostra volta al Presidente del Consiglio Comunale la delibera con l'allegato. E poi ci sarà, ecco, la discussione in Consiglio, che dovrà votare appunto la delibera di dissesto. Sulla durata dei 5 anni del dissesto ci sono, diciamo, letture giuridiche particolari, cioè, o è pacifico che duri 5 anni il dissesto? La normativa odierna dura 5 anni, anche lì dicevo c'è un po' incongruenza col fatto che noi saremmo in prima fascia per il predissesto, quindi 4 anni, e l'assurdo è che col dissesto invece si va a 5 anni, quindi, però insomma la Corte, la situazione paradossale è che se la Corte andare, ha deciso, e quindi noi ci atteniamo a quelle che sono le decisioni. Andare in porto le partite di cui accennavi all'inizio, cioè il Comune si troverebbe nell'assurdo di trovarsi, certo, nel dissesto e contemporaneamente con le casse piene, tra virgolette. Ecco, come si gestisce questa partita agli occhi dei cittadini soprattutto? Non siamo costretti a pagare le tasse, no? Inevitabilmente. Noi abbiamo fatto di tutto, insomma, per cercare di evitarlo, lo sapete, abbiamo fatto il piano, abbiamo fatto l'aggiornamento, abbiamo fatto il ricorso. La Corte Umbra e quella centrale hanno dato valutazioni diverse, noi non abbiamo ancora il dispositivo della Corte Centrale, quindi non sappiamo se ricalca le censure che ci sono state mosse già dalla Corte dei Conti regionale. Quando lo avremo naturalmente saremo in grado di anche fare una valutazione un po' più approfondita, però quello che tu dici, se è vero, insomma, è sempre una contraddizione, però c'è tutta. E quelle partite che citavi resteranno congelate fino a quando non ci sarà una nuova fase? Che cosa? Le altre partite, quelle di crisi complessa, sì, eccetera, quelle partite, diciamo, di rilancio resteranno congelate? No, per quanto no, tempo? Oppure no, possono andare avanti? Possono andare avanti, certamente. Cioè la firma di febbraio prevista per l'area di crisi complessa verrà fatta, certo, come no? Non è che l'amministrazione cessa, insomma, in altra forma, prosegue. Bene, grazie, che dovete montare per tempo. Veloce. Quindi le dimissioni sono perché è stato annunciato il dissesto? Allora, io avevo detto che mi sarei dimesso in ogni caso. In ogni caso alla fine del percorso del piano, sia se fosse stato approvato sia se fosse stato bocciato, quindi da questo punto di vista logicamente, diciamo, la mia, basta andare a risentire quello che io ho detto nel consiglio del 1° di giugno, quindi questa è la mia cosa. Adesso la cosa è arrivata a termine, purtroppo, dicevo, in maniera negativa,
e quindi io faccio voglio altro dire, che... praticamente sono dimissioni tecniche legate all'impatto tecnico. Beh, insomma, boh, questo è una tua valutazione, insomma, no, poi io certo... una domanda, non è una domanda. No, io dico quello che ho fatto coerentemente con quello che mi ero impegnato a fare, quindi insomma per me c'è un dato che appunto è diciamo politico-amministrativo insieme, insomma non possono essere distinte queste due vicende, anche se come dici tu poi c'è una norma, quindi insomma sì. Grazie.